il messaggio più bello che da tutto il punto di vista mio riesco a porre qui, è l'essenza del sistema. Quindi, grazie a tutti. Dottor Curcio, siamo qui alla 17ª giornata del volontariato. Com'è lo stato di salute della protezione delle Friuli Venezia Giulia? Ma credo che più che le mie parole valgano le immagini. Mi sembra che la protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia gode di una salute ottima. Mi piacerebbe che avessimo tutti questo stato di salute nel resto dell'Italia. Un volontariato forte, presente, radicato a livello comunale. La cosa più bella, l'ho detta anche a qualche sindaco, vedere un sindaco con la fascia e sotto la divisa del volontario è una cosa che è l'immagine più forte, più di ogni parola. Il rapporto dei comuni con le istituzioni, con la regione, quindi questa filiera che va dal cittadino fino all'istituzione, perché il sistema funziona se ognuno fa la propria parte, no? Credo che questo sia certamente un punto ancora da evidenziare. A noi piacerebbe che questa filiera fosse riconosciuta non solo nella parte operativa emergenziale, ma che si parlasse di sistema di protezione civile anche in prevenzione, quindi nella prevenzione certamente di comunicazione, di formazione, di informazione al cittadino, di aumento della cultura, ma anche una prevenzione di tipo strutturale. Anche in Friuli Venezia Giulia questi esperimenti in cui il sistema di protezione civile è stato fortemente impegnato anche nella parte strutturale ha portato certamente dei benefici. Benefici che noi ritroviamo poi in altre emergenze. Se vogliamo passare da una regione a un'altra basta pensare a quello che è successo in Piemonte nel 2016 e quello che è successo nel 94. Quindi credo che noi oggi abbiamo gli elementi per costruire una filiera anche per dare risposte alle esigenze del quotidiano con il volontariato, e quindi un volontariato non solo impegnato in emergenza ma anzi in quella che io chiamo la solidarietà silenziosa e quotidiana.